zombie apocalypse. Eccomi qua, buonasera, ciao a tutti e a tutti ragazzi e ragazzi miei. Dunque, altro video beauty, perché oggi voglio portare tanto video beauty, perché così almeno non diventa solo un canale dispersivo o altro, però altro, nel senso solo chiacchiericcio, quello che è. Però voglio portare un altro contenuto, che oggi sarebbe questa palette che mi sta piacendo davvero tanto. Premessa, piccola premessuccia. Non vi porterò, non vi metterò gli swatch, perché tanto ce ne avrete visto già tanti. Però vi dico che la Flawless 4 o la Flawless, quale sarà? No, aspettate, perché era su Fix Palette. Vabbè, non importa. Al momento vi faccio vedere questa qui, che è della Flawless 4. Vedete che vi è scritto qua su, qua. Scusate, le unghie fanno schifo, ma dettagli. Dettagli. Questi sono i colori. Io non so perché questa luce è una schifezza, ma come, vabbè, che anche l'altro video non era da meno, ma vabbè, dettagli. Era l'altro video dove c'era la skin care, come mi curo il viso la mattina o il pomeriggio o anche a notte inoltrata, no, a parte scherzi. Comunque, questa è la palette dei miei colori, e i miei colori preferiti non indovinerete mai quali sono. Allora, uno è, che non tipica, ci sono, cioè, siete molto attivi, direi. Allora, dunque, da quale parto? Da questo qui, questo qua che c'è qua, poi quello che vedete la cialda bucata, cioè sarebbe questo, e poi quest'altro qui, questo, e sì ragazze, sono tutti colori che io applico su tutta la palpebra, ma che poi vado a sfumare per bene, e si uniscono, fanno tutto un unico colore. Non lo so perché, mi piacciono da matti. E vi dico anche una cosa, sti colori io li utilizzo quando voglio fare un trucco che sono di buon umore, ma anche un trucco quando non so che cacchio tirare fuori di altre palette. Vado con la Flawless 4 oppure con l'altra che adesso l'ho seppellita sopra gli altri prodotti che vi avevo già recensito. Comunque, vabbè, è seppellita, via, senza fare troppi preamboli, troppi giri di parole come al solito. Io ho i miei giri di parole che non finiscono più. Allora, questa è la palette che vi dicevo, della Flawless 4, e se volete ve la faccio rivedere. Sì, ma lo so che l'avete vista, ma perché non gli è chiaro, ecco qua, Flawless 4, vedete? Sì, perché tremo con le mani. Comunque, questa palette la utilizzo sia quando voglio fare uno smoking colorato, che poi smoking non lo posso chiamare, ma sono trucchi colorati, o anche quando appunto non voglio tirare un'altra palette fuori, faccio questi tipi di colori. Ah, PS, sempre i cani, ma che ci posso fare? Pazienza, abbaiano, devono fare la guardia, quindi abbaiano. E niente, quindi che dirvi, questo colore qua mi sta piacendo un botto, sarebbe questo qua, bellissimo, ma anche questo qua sotto non è da meno, bellissimi, sono tutti belli. Poi, come altra palette molto acclamata, a me, che vi faccio vedere una volta sola, vi ho fatto vedere, ma la sto utilizzando tantissimo ed è estivissima, ragazze. Andiamo al mare, no, come che era? No, ah, in fondo al mar, in fondo al mar, bellissima. Guardate quanto è carina, troppo bella, mi piace da matti. Questa quanto, allora, 24 mesi di Pao? Sì, 24 mesi di Pao. Poi si scusate se intanto abbasso intorno alla voce e poi la rialzo, ma perché se si sente il rumore sottofondo, ragazze, non so, nello studio, sono la casa mia è privata, vabbè. Sono discorsi stupidi, ma la realtà, ragazze, che ci posso fare? Avrei anche un altro piano su casa mia, che sempre siamo una casa di tre piani, io abito, però non mi va di andare, preferisco stare nel mio mondo, mi accapposo, che non so di quanti metri sia la mia stanza, e siete appoggiati sopra la mia scrivania e postazione computer. Ecco perché non voglio andare su, anche perché su ci sono, rimbombano la mia voce, quindi anche no. Comunque, vi dicevo, palette bellissima, torniamo a noi, palette bellissima, perché non ve la apro, che forse è meglio, sì, ecco qua,
aspetta che vi tolgo questi, che tanto io non so perché li ho messi di nuovo. Boh. Sarebbero venuti questi applicatori qua che non so cosa me ne faccio. Boh. Allora, vediamo un po'. Tolgo questo qua, questa velina che c'è qua, vedete? Già. Allora, dunque, gloss, ombretti e chi più ne ha più ne mette. Io ho utilizzato ovviamente questi qua, i penultimi, questi, vedete? Già. Poi come blush bronzer ho utilizzato questo qua, aspettate un secondo, questo e quest'altro. Vabbè, sono tutti e due dei bronzer, ma vi assicuro che non è così. O forse, boh, non saprei, vabbè. Questo è più blush, questo si avvicina di più a un blush, vedete? Sì. E poi niente. Altri colori che ho utilizzato sono questi, questi e questi. Non mi chiedete nomi perché, ragazze, è una palette qualunque, ragazze. Non è come la Natasha Denona, oppure come, non lo so, Wet n Wild, Elf, Morphe, o come, non lo so, Jeffree Star o altri tipi di palette. No, questa è una palette da poraccia, proprio, come suol dire. È una palette proprio che non si vuole imitare a nessuno, capito? Vedete? È bella e rimane di parte, perché a me questa qua mi piace, ma chi se ne, se non è tanto di marca. Spero la Zoeva che tiro ogni tanto fuori per farla vedere a voi e anche per potervici truccare, vedete? Zoeva off. Opulence di Zoeva, vedete? Off, cosa sto dicendo? Off, anzi, sì, di nuovo, aio. Allora, Opulence di Zoeva, questa qua, che è bellissima, la luce è una schifezza, io già lo so. E comunque, questo è Imperial. Imperial mi sta facendo un casino. Imperial, troppo bella, fantastica. Poi cos'altro c'è? Non mi ricordo più, buonanotte. Ah sì, questo colore che ho indossato anche su Instagram e vi ho fatto la foto. Vedete? Bel colore, vero? Sì. Poi c'è questo o quest'altro qui, vabbè, sono tutti belli, ragazze. Li indosso tutti quanti facendo un solo unico colore, bellissimi, vedete? Vedete che belli che sono? Li metto di qua, no, neanche, non si vedono, ok. Così forse si vedono, sono troppo belli. Ragazzi, che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? E questo adesso rimetto la sua bella scatolina, onde evitare che, non, che me la dimentico da qualche parte della stanza e poi non la trovo più. Poi, altro tipo c'è? No, basta. Niente, allora, quanto minuto hai registrato? 8 minuti, bene. Altra parte a farvi vedere, non ce n'è altra, non credo che non ce ne sia altra. Allora, questa palette ancora la devo mettere in camino, ovvero in, come dire, sì, sarebbe questa qua, questa della Forever Flawless. Se mi riesci a tirarla fuori, io non lo so. Allora, l'ho tirata da qua dietro, da qua, non so se vedete cosa sto toccando, la mia cassettina dei trucchi. Allora, questa qui ha lo stesso, un'altra velina che non so se ci crede, ma questa è una velina, sì. Perché faccio tante storie per vedere le cose che voglio vedere? Non lo so, vabbè. Comunque, questa è altra, ops. Questa è un'altra delle mie palette che non ho ancora toccato, anzi, ho toccato solo questo colore. Qual era? Non mi ricordo, aspettate un attimo. Sì, questo ho toccato come colore, se non erro, e io. E con questo io ho truccato mia nonna, ma off camera, non ho mai registrato, se no un giorno che faceva un po' di caldo ho registrato, ma poi non sarei fatto niente a pubblicarlo perché è uscita una schifezza, quindi nine, non ho pubblicato il video, pazienza, sarà, chissà quando sarà, boh. E se sarà, io spero, mi auguro di sì, di poter truccare mia nonna un giorno con questa palette che è meravigliosa ed è topissima, bella, vedete che carina che è. Non c'entra neanche nell'inquadratura di quanto è bella. Qualche altra palette che vi ho fatto vedere non me le ricordo più. Aspettate un secondo, perché c'è una marea di
casino che non finisce più. E niente ragazze, questa era la Flawless, no, la Forever Flawless, ed è stra bella, non di più, bellissima. Vedete che packaging, che packaging ha, il packaging del mandala, mandala è bellissimo, è rilassantissimo. E poi niente ragazze, questo era tutto, e se va mettete un bel like, anzi non ve lo dico perché sennò non lo fate, già lo so, però io ve lo dico lo stesso. Comunque spero di avervi fatto compagnia tutto oggi, tutto questo oggi, e noi ci vediamo al prossimo video ragazze. Ci vediamo, oh, aspettate, mi sono spaventata, mi sembra che stavo aprendo la porta da sola, perché intanto il vizio guardare i video paranormali, ma vabbè, tagli. E niente, quindi se vi ho fatto compagnia bene, se così non lo so, vedete altri video, video vlog, video make up sul mio canale, video vlog chiacchiericci, che anche quelli ne porta a tutto andare, video sulla pulizia della mia casa e ciò che ne ho di più, chi più ne ha più ne mette. Se vi va, date una bella sbirciatina al mio canale YouTube, cioè a tutti i miei video, se volete, non dico quelli vecchi, ma ci sono anche i video ASMR che ogni tanto mi va di fare. Oddio che bel makeup che ho fatto oggi, bellissimo. Niente, no, lo dico perché mi piace davvero, non è troppo troppo luminoso, ma non è neanche di quei mascara, ma sì, mascara, cioè non è neanche di quei make up look troppo che danno troppo all'occhio. Comunque niente ragazze, questo era tutto, bacio e ci vediamo in un altro video che non so quando sarà. Volevo portarmi video dei profumi, mi sa che lo faccio in un'altra serie. No, aspettate, ho fatto video delle palette adesso, voglio far vedere il profumo che ho indossato stamattina. Sì, stamattina mi è arrivata in mezzo di pupa, ma vabbè, perché sono scritta la newsletter di pupa, ma vabbè, tanto non compro più nulla da pupa perché sono piena di prodotti. Con il profumo intanto metto comunque questo qui, vi dicevo, profumo di Viva Donna, mi pare che sia, se non l'ho sentito male dalle Martinos, che è Carmen e Angela, mi pare che sia, che mi hanno detto, questo qua è un profumo che è Viva Donna, spiegatemi voi perché non ho capito se mi avete detto questo o un altro, ma mi sa che era questo, boh. Poi come altro profumo metto, che sa di pulito, questo qua, molto buono e fantastico, della Anna Blu Marine, non so neanche se si legge più il nome, vedete, Anna Blu Marine, vabbè, no, non si legge più, no, ecco qui la scrittura è qua, ma è troppo piccola, è leggibile ragazzi. Comunque questo è Anna di Anna Blu Marine, aiuto, il tappo sa di bucato, non so perché, bucato nel senso che sa di roba distesa al sole, non so come dirlo. E questo qua è un tappo con la rosa, vedete, bellissimo, profumo spettacolare, buono e persiste tutto il giorno, anche l'indomani e dopodomani, non so perché, sul mio tipo di pH di pelle ha una persistenza al bacio, non so perché, boh, vabbè. Poi altro tipo di profumo che metto sempre, scusate se faccio vedere a me, però allora questo Tesoro d'Oriente, tè verde e verbena, mi piace da matti, molto buono, troppo top, acqua profumata aromatica, profumo misto, buonissimo. Aspettate che non uso, non è male, dai, all'inizio non mi faceva impazzire, ma adesso mi sta facendo veramente, ah, che vedere l'estate come non mai, anche questo non è male per niente, ma anche l'inverno addosso, perché devo dire d'estate, inverno, primavera, autunno e così via, non c'è preferenza di stagione, come dice Luana, io lo indosso perché mi piace e basta, qualsiasi stagione sia, non importa, d'estate, inverno, chi se ne, io lo uso sempre questo profumo, non sempre ma ogni tanto mi si attacca le mani, come suol dire, già. Allora, dunque, vi dico già che in questi giorni ho utilizzato per niente
quel deodorante. Vi ricordate quel deodorante che vi ho menzionato della Avène, il termale di 12,90 euro? Ed è questo, molto 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 buono, ma sul mio pH di pelle, ovvero sulle mie ascelle, si sente, poi però va via, quindi mi fa puzzare di brutto. Lo sto utilizzando a forza di volontà, perché come si vuol dire, con molto sforzo, perché in realtà ha un bel odore, ma dopo un po' ciao proprio, va a farsi benedire. No, no, ragazze, io non acquisterei questo deodorante per chi non suda, non ha una sudorazione eccessiva come la mia, va benone, credo almeno, non lo so. Io non ho una sudorazione di quelle normali, ma la mia è una sudorazione, veramente sudorazione di quelle. Vabbè. No, come? No, ragazze, non ci siamo. Sto deodorante l'ho preso per sbaglio perché volevo una cosa che facesse un bel profumino, una bella cosa, ma qua mi ci vuole il borotalco, altro là il sudore, perché sennò così no, no. Va bene, anche no, grazie. Tutto il resto, ragazze, cosa vi ho mostrato? Nient'altro, a parte quest'acqua di Avène che la sto terminando e la devo ricomprare, forse costa tra le 8 e le 9 euro. Non di più. E questa qua, quando me la spruzzo, perché ce n'è ancora, sentite che ce n'è ancora. Sì, ce n'è ancora. E vabbè, ora me la spruzzo, voglio vedere se cambia qualcosa o meno. Aspettate un secondo. Scusate che me la sto mettendo in mezzo agli occhi, vabbè, in mezzo alla telecamera. Aspettate. Avevo mal di testa, quasi, quasi. Me l'ha fatto passare sto spruzzolino così. Ah, ragazzi, non potete capire, è troppo bello. Adesso mi beffeggerete, però è la verità. Questa camicellare è topissima, ragazzi. Non so perché, cosa sto aspettando, che sto come si può dire, sto tentennando di volerla comprare, ma non ho idea di quando la comprerò. Boh, vabbè. Meno male che era un video breve questo. Comunque, vabbè, questo siamo già a 17 minuti che parlo. Avène, il termale è troppo buona, quindi ve la consiglio, perché almeno questa secondo me fa il caso nostro, come per voi top top top, mi piace da matti. Già devo dire la verità, ho sentito un bel beneficio, perché come l'ho spruzzata mi ho fatto sentire non una cosa proprio solo di, sì, di sollievo, null'altro, no, non era negativo, l'ho visto per dire una cosa di. Ah, ho ritrovato la pace dei sensi. Sì, ragazzi, la pace dei sensi. Vabbè, la metto qua perché non so dove metterla. No, neanche. La metterò qui se non mi casca. Ok, ce l'ho fatta. Sempre che non mi casca. No, invece mi casca, ecco. La metto qua. Ops, avete sentito un rumore strano? Era la lampada che ho qua sopra. Qua sopra, come sto cavolo parlando, vabbè. Se questo video vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia, siamo arrivati finalmente al termine di questo video e noi ci si vede in un altro video, perché già sono 18 minuti che parlo, più di 18 minuti, quasi 19-20 minuti. Un bacio e se vi va, restate fedeli a me, se vi va. Ciao, non vi obbligo, però se vi va, io sono qua. Guardate tutti gli altri video, dai vlog, chiacchierici, a tutti gli altri, make up, di tutto. Cioè, ho intenzione di variare, di portare altri tipi di contenuti, e se è così, ben venga per me. Ciao, un bacio, vi voglio bene, ciao.